Ultimamente sono rimasto stupito dai messaggi falsi che girano fra le persone. Ogni volta che parlano di qualcosa di specifico, sembra che abbiano un motivo personale per cui non possono fare una certa cosa. In generale è solo il frutto della loro immaginazione. Il motivo per cui sono fissato su questo argomento è perché anch'io ero così. Ricordo bene quando mi sono informato per la prima volta su questa attività e quanta paura mi è venuta quando mi sono reso conto che bisogna essere in grado di parlare in pubblico. Due cose mi riguardano personalmente. Da piccolo ero molto timido, balbettavo e nessuno capiva quello che volevo dire. Ho notato che se si desidera qualcosa con tutto se stesso, allora si supera tutto. Dovevo dunque affrontare la mia paura più grande, cioè di salire sul palcoscenico O2 e di trovarmi di fronte a un pubblico numeroso. Adesso vedo le persone che si fanno sempre delle illusioni, queste cosiddette montagne della mente che sono considerate insormontabili. Normalmente questo è il risultato di qualcosa che è accaduto durante l'infanzia. Sono solo illusioni, autodelusioni, perché con la pratica e un forte desiderio si può affrontare quasi tutto. Col passare degli anni ho visto tante persone che ci sono riuscite. Alcuni hanno avuto un handicap fisico, altri erano sordi, altri hanno perso degli arti, altri invece non avevano possibilità di accedere alla formazione professionale. Ho addirittura visto persone che, pur avendo tutto, non hanno colto l'opportunità e questo è probabilmente ancora più triste. Quando parlo con le persone, alla fine rivelano il motivo che li fa tremare al pensiero di dover fare quello che facciamo noi. È sbagliato. Una delle più grandi gioie è aiutarli a superare questa paura. Mi ricordo di un momento concreto. Eravamo in affari da circa 7 anni e avevamo messo a disposizione una parte della nostra casa a una manager per una formazione di gruppo. Questa giovane ragazza aveva tanta paura di parlare in pubblico. Aveva paura perché non aveva ricevuto una buona educazione e doveva fare una presentazione davanti a persone colte. Mentre tornavo a casa, poi, dalla strada ho visto che mentre stava facendo la sua presentazione era a suo agio e le persone erano entusiaste di ciò che stava dicendo. Devo ammettere che avevo un groppo in gola e lacrime agli occhi. Pensavo poi che ciò che stiamo facendo non può essere negativo. Aiutiamo le persone a migliorare. Perché dovrebbero limitarsi a qualcosa in particolare? Perché dovrebbero essere condizionate dalle opinioni altrui o dalla loro opinione personale, che spesso le conduce nella direzione sbagliata?